Oh, ok, tutti ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, sto. Allora, ragazzi, io sono Genius, sono il Brawl, siamo qua e siamo nel Brawl of the Week. Ormai lo sto portando ogni settimana, però è giusto così, non è una serie fissa, però ormai lo sto portando qua sempre, quindi potrebbe diventarlo. Comunque, oggi siamo nella Brawl of the Week, questa modalità, non mi ricordo manco come si chiama, aspettate che torno indietro. La Keyomania è una 1v1 con 5 vite e 300% di damage, e mi duole dirlo, ma in questa modalità Teros è forte. Non che nelle 1v1 non sia forte, anzi, perché se lo spammi è forte, sì. Però qua è molto molto forte grazie al suo attacco. Tra l'altro ho messo la, diciamo, natura sbagliata, perché ho fatto quella con meno attacco e più velocità d'attacco. Quindi boh, dopo la cambio, perché Teros posso... No, ah già, non ce l'ho quella con più attacco. Devo ancora livellare Teros, perché Teros non troppo livellato non ce l'ha quella skill, non c'ha quella stanza, ecco. Comunque sì, c'è il danno a 300%, quindi tipo un colpo fa bordello di danno. Lo dice anche lì. Guarda, questo dovrebbe ammazzare. No, quasi però. Sì, è una guerra un po' così. Cioè, spammando si potrebbe benissimo vincere. Ecco, appunto, lui mi ha fatto un colpo e mezzo e mi ha ammazzato così, con una skill. E vabbè, anche Cross è abbastanza buono. Però Teros è Teros. Cioè, basta che spamma una mossa, fa 350.000 di danno, quindi sta a cavallo proprio, anche se Teros è un toro, quindi... No! Ho filato. No, non la becca. Che cazzo. Anche le sue pistole fanno male. Allora, dovrebbe morire in teoria. Sì, esatto. Doppio calcio in testa e muori. Perfetto. Una volta, tipo, la prima partita che ho fatto in questa modalità, ho fatto 5 stock con Teros contro un altro Teros, perché ovviamente la gente non è scema e porta chi fa danni. Con Quinnai si può anche provare, però no, preferisco non usarla qua dentro. La difesa non mi serve tantissimo, tanto il danno al 300%, quindi resisto un pochino in più. Sì, è vero, però vabbè. Io Quinnai la uso soltanto perché è super bulky, per quello che la uso. Perché ormai sono soltanto quelle, e Katarra e Lancia sono le armi che so usare. Madonna, mi ha fatto arrivare a sinistra. Il senso? Vabbè, buon, GG. Sono curioso di vedere una stocca a pugni quanto ci smette a farla. Quindi, boh, dato che ho il vantaggio, direi di ammazzarlo prima un'altra volta e poi di provare questa cosa. Almeno se ne perdiamo una non fa niente. Non che importi chissà quanto vincerle per forza, però è uguale. Allora, lui però potrebbe sempre spammare le mosse con la cazzo di pistola. Ecco, infatti. Oh, oddio, liscio. No, dove cazzo vo? Stavo per ammazzare da sopra, vai su. Non t'ho preso. No, volevo fare il giro della morte, non me l'ha fatto. Si è salvato solo per quello, amico. Vai, perfetto. Presa così. E adesso vorrei provarla unarmed, a vedere quanto ci si mette ad ammazzare. Mica, avete visto comunque che con due colpi di martello è praticamente morto, è schizzato via. Voglio provarla unarmed, amico. Fatti colpi però, madonna. Cioè, hai evitato così a caso. Dai. Guarda che come continua a spammare. Ma se devi spammare, spamma bene almeno. Ok, sono ancora vivo. Dai. Oh, le. Qua partono i mind. Dai, ci devi scendere. Aia, mi ha tirato l'arma. E andiamo. Che due coglioni. Tutta un'armed la sto fa. No. Mi ha tirato un calcio. Pugno, bello! Il setup proprio della morte. 1200 di damage ho fatto, ragazzi, vi rendete conto? Ce l'ho la stanza con Teros con più attacco. 9 di attacco, si va a fare i big damage. Beh, oddio, questo qua usa Attori, non è proprio il massimo in questa modalità, amico. Però se tu sei felice così, va bene. Se riesci a evitare tutti i colpi, ok. Ma Attori in questa modalità non la vedo proprio bene, bene, bene. Cioè, dovresti soltanto colpire e non farti mai colpire, ecco. Vedete, io con un colpo gli ho levato quanto lui mi ha levato con tre. Farvi capire un pochino. No, non l'ho preso. Sì, però in effetti essere più lento comunque ha il suo svantaggio. Ma essendo più lento faccio più danno e boom, headshot, bitch.
martellata in testa e va che io metto la bomba qui. Madonna, i danni della bomba. Bomba più sightseeing. E ho vinto. Vabbè, forte, troppo forte. Ma vedete ragazzi, Teros è forte. È forte per questo l'odio. Cosa fai che poi ti salgo su così, Zorovio? No, non vieni, va bene, niente, predict, predictavo tu venissi giù, invece. No, adesso mi può fare fuori. Non mi fa fuori nemmeno con quel lancio. Ora sì, io. No, l'ha evitata. E vabbè, io sto provando a spammargli le mosse, però Teros è lento a caricarle, quindi rip. Questa mi ammazza. Non mi ammazza, perché continui a farmi le mosse normali invece di farmi le sai? Cioè, le sig, Cristo. Oh, bravo, alleluia, l'hai fatta. Stava colpendo da solo con la bomba. Non puoi fare, non puoi vincere senza usare la sig in questa modalità, amico. Cioè, se ci vinci, ci vinci molto più lentamente. Guarda qui, che volo hai fatto. Da laggiù a lassù sei finito, madonna. Comunque non lo sto usando malissimo, Teros. Si è messo FK. Sì, free win questa proprio. Ma te l'ho detto io, non era da usare, Attori. Adesso ti svegli, ma che cazzo. Oh, che forte. Mi ha levato due vite, incredibile. Mi è riuscito a levare due vite. Non capisco perché fare questa tecnica e stare fermi, però va bene. Se vuoi tu. Tanto si è beccato tutte le bombe. E si stava pure per beccare la sua stessa bomba tra un po'. Datemi l'arma. Vuole fare il comeback? Non penso ci riuscirei mai. Però vediamo. Potrebbe succedere? Non credo, perché qua basta che gli tiro un'arma in testa e muori. Oppure tiragli il calcio a farlo colpire dall'arma che sta cadendo. Buono. Andiamo col terzo match. Ne farò, penso, 4. O anche 5. Perché sta modalità è veramente velocissima. Se poi mi portano i personaggi così. Vabbè, Diana non ha pochissima difesa, eh. In sta mappa Diana è forte. È forte in sta mappa Diana. Però è piccola la mappa, quindi si potrebbe volare subito proprio. Non l'ho preso. Ma non voglio prenderlo, però non riesco. Dai, ma che cazzo? Con due cose non l'ho preso. Ma quanto sculi? Mori. Dai, vieni qua. Non l'ho colpito, ma... Il problema qua è... Ci perdo perché misso. Ecco, sono morto da solo. Evviva, sono forte. Va bene, Diana, non ti preoccupare. Tanto una bomba esplode comunque. Anzi, un calcio forse addirittura. Volevo prendere la bomba, però ti sei messa in mezzo e quindi mori. Mori così, calcio più pugno. E io mi fotto le armi. Comunque sì, Teros è buono perché ha due armi che fanno tantissimo damage. È per quello che io non lo sopporto. Ma è per quello che io lo sto usando adesso. Perché è fortissimo in questa modalità. Boom. Guarda qua. Guarda qua. Ciao. La bomba ti fa saltare in aria. Voglio questa. Voglio questa. Faccio i 360. Ti butto giù. Stavo facendo una bella combo. Se riuscivo a colpirlo magari. Yeah. Ma che cazzo. Va bene. Gli lancio l'arma lì. Forse non sale. E infatti non sale. Provvidenziale quel colpo di Ash. Dominating. Esulto così a cazzo di cane. Perché sono un Teros. E quindi GG. Toh, beccati il giro della morte. No. Non pensavo ci arrivasse. Bravo, bravo, esulta, esulta. Non mi interessa, non mi fai rodere né niente. Non sono solti, siete quello solti. Sto facendo diventare molto solti, amico. Ma poi perché usare Diana? Veramente non c'ha molto senso. Beh, se continui a strifarmi con l'arco, sì, ha senso. No, ha evitato il mio colpo di martello. Io sto ammazzando tutti quanti lanciandogli le armi, perché è la mia... Quello lì è il mio stile di gioco, lanciare le armi. E io faccio i danni con quello. C'è stata una volta che tipo in una ranked ho lanciato sempre le armi addosso a un tizio. Ho sempre colpito e si è lamentato. Si è incazzato perché gli lanciavo le armi addosso. Qua muoio e va bene. Non sono riuscito a shiftare in tempo giusto. Ma va bene lo stesso, perché adesso muori comunque. Sì, è tutta una botta e risposta questa volta, mi piace, mi piace. Allora, là c'è l'arma, vedi se la prendi? La prendi? Sì, ok, però ti becchi anche i colpi. Che fai? Il problema delle pistole è che non so mai cosa voglia fare. No, volevo la bomba. Voglio la bomba e continuo a prendere le armi. Basta, voglio la bomba. Se l'è presa lui. Va bene, calci. Nah, non l'ho preso. No. No. Dovrei riuscire a risalire. E ce l'ho fatta, infatti.
Oddio, questo mi stava per ammazzare. Non mi ammazzerai, amico. Voglio finirla con due stock, non con uno. Se l'avessi colpito sarebbe morto. Ok, è morto adesso. Va bene comunque. GG. Stiamo abbastanza asfaltando con Terus. 1103. No, stava scrivendo qualcosa. Volevo leggere cosa stava scrivendo. Vabbè. Rip. Terus è veramente troppo OP in questa modalità. Veramente. Quando dico di nerfarlo, non scherzo. Ma più che nerfarlo, hanno fatto male a fare un personaggio con tutte e due queste armi. Ok che è lento come la merda, ma fa troppi danni. Fa troppi danni, veramente. Se dovete dargli queste due armi, dovete dare 4 d'attacco. O 5 massimo, ma 8 quanto ne ha normalmente è troppo. Troppo Teros con queste due armi, con 8 d'attacco. Ma veramente troppo danno. Lo resistono in pochi, lo resistono. O non ti fai mai colpire perché sei più veloce, abile, scattante, oppure shifti sempre. E devi colpirlo e non farti colpire. Com'è che era? Attacca come veloce come un'ape. No. Oddio. Non mi ricordo, era una cosa di un film di pugilato, tipo una cheat di un pugile. Veloce come un'ape. No, attacco come un'ape, veloce come una farfalla, roba del genere. Non lo so, magari lo sapete meglio di voi. Meglio voi o Mario Ord. Quindi boh, questa qui dovrebbe essere la loro strategia contro Teros. Oppure si va di super bulk come Queen Knight. Si cerca di vincere contro uno che ti fa un sacco di damage comunque. Va bene, tanto due vite già gliel'ho levate facendo due colpi di martello e uno dash. E GG. Cosa fai? Vuoi l'arma? Pigliatela, non interessa. Bravo, quella mossa non era proprio il massimo. No, adesso può ammazzarmi benissimo, ma non ce la fa. Oddio, il contrasto, ma Teros ancora vive. No, lo stavo predictando bene. Lo stavo predictando bene, ma non ho sta cazzo di cuffia. Ce lo devo tenere per forza, soltanto a un posto. Perché le altre cuffie che usavo sono rotte definitivamente, sia da un lato che dall'altro. E questa qua invece funziona soltanto da uno, e l'altra non c'ha il gommino. Quindi non posso metterla all'orecchio perché sennò cade. E quindi rip. Oh, oh, mi sta strifando adesso. Non mi piace. Bomba, e mori. Non è morto? Più resistente rispetto agli altri. Mori così. Yeah, ah 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 ah, sono Teros, ti faccio il culo, sì sì, in questa modalità, adesso però crepo. Crepo perché ho mai shiftato più che altro, ma va bene lo stesso, è un gameplay buono. Un buon gameplay, sperare nello shift che non funziona l'avversario, mi sta ammazzando di nuovo. Ok, questa volta ho fatto bene ad andare su. E no, che palle, cogite la mazza è terribile. Ma poi mi spiegate da dove spunta quell'asse di legno? No, serio, dove cazzo spunta? Adesso siamo praticamente pari. Sì, vabbè, lui un colpo e crepa. Però se non si fa colpire vince. Ok, un colpo comunque di Sig, no, non normale. Non normale. Mi dà pressione con tutte e due le armi però sto cazzo dei coach. Ok, questa l'ho fatta bene. Ho fatto lo shift e poi la mossa in giù. Questa qui è stronzissima. Che c'ha un range della madonna, eh. Becca questo. Ok, te. No, questa mi ammazza, forse no. Sì, mi ammazza di poco. 1-1. Attenzione, potrebbe ribaltare. Potrebbe essere la prima partita che perdo in questa modalità. Ok, intanto ho beccato col pugno. Gli lancio pure l'arma. Oh 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 oh! Cazzo, io. No, però io volevo il martello. Lascia. No, no, voglio il martello. Ok, scherzavo. Te voglio ammazzare e basta. Ciao, Terz. Ciao, ciao, ciao. Non so che 1204 di danno, 1247 di damage taken. Ma ha fatto più danno lui. Ho preso un sacco di danno dalla bomba perché lui mi ha fatto 1114 e basta. I expect something more for your rank, GG. Vabbè, non uso mai Teros, amico. Io non ho rankato con Teros. Teros lo sto usando in questa modalità perché è forte. Boh, comunque ragazzi, direi che è tutto per questo video. Sarà forse l'unico video dove mi vedrete usare Teros, tranne nelle modalità random dove me lo mettono sempre perché... Comunque sì, Teros è veramente forte, sgravo. Nelle 1v1 non lo so usare perché non si vince solo con lo spam contro quelli bravi, contro gli scarsi sì.
oppure se non mi funziona lo shift, perché a me non funziona. Comunque per questo è tutto, se mi piace mettete scritto su Facebook e Santi, è della mia direzione. Ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro, clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.